Sono il nuovo presentatore. Ma questo intro fa cagare. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Oggi discuteremo delle recenti affermazioni di Shuntaro Furukawa a proposito del futuro di Nintendo, del cambio di strategia di Sony, ora intenzionata ad aggredire il mercato mobile. Ma non solo. Prima di iniziare però vi consiglio di guardare il video fino alla fine, perché ho un piccolo annuncio da fare per quanto riguarda il canale nell'immediato futuro. Curiosi, eh? Inutile che perdo tempo a ricordarvi che potete supportare il canale come meglio credete, magari con un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Sarebbe una perdita di tempo, no? Ci dobbiamo sbrigare. Partiamo! Partiamo con qualche notizia da trattare al volo. La settimana scorsa si è tenuta la live stream incentrata su No More Heroes 3 e sono state tantissime le novità discusse dal suo creatore, il Suda51. La cosa più interessante è che sul canale di Marvelous Entertainment è disponibile un video introduttivo alla serie, in pieno stile Suda51, che non solo presenta nuove immagini di gameplay del terzo episodio, ma anche un riassunto di quanto accaduto nei due precedenti capitoli e anche nello spin-off Travis Strikes Back. Tra l'altro il video, pur essendo apparso su un canale giapponese, è interamente in inglese. Inoltre, per il mercato giapponese è stata annunciata una versione fisica semplicemente da sbavo, che comprende tutta la trilogia in una confezione tamarrissima. Speriamo che anche in Occidente portino qualcosa del genere. Inoltre, Poracci è ufficiale. Da oggi è possibile giocare a Time Splitters 2 in una versione rimasterizzata in 4K, grazie a un easter egg scovato all'interno del gioco Homefront The Revolution. Recentemente, infatti, lo sviluppatore del titolo aveva dichiarato di aver inserito come segreto il titolo Free Radicals all'interno di un cabinato arcade presente in un livello di The Revolution, ma che i codici per accedervi erano andati persi. In tempo record, degli utenti su Twitter sono riusciti a trovare la soluzione a questo problema e niente, ora è possibile godere di uno dei migliori FPS dell'era GameCube e PS2 in versione totalmente rimasterizzata. Avete mai giocato a Time Splitters 2? No? Ma rimediate subito allora! Bene, passiamo alle notizie del giorno. In una recente intervista con la testata Nikkei, il presidente di Nintendo, il buon Shuntaro Furukawa, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Nintendo. Furukawa si è sbottonato non solo per quanto riguarda le strategie relative ai giochi, ma anche sui nuovi hardware. Le parole del presidente lasciano intuire un radicale cambio di strategia per il futuro. Per Furukawa, infatti, se Nintendo vuole continuare a mantenere un ruolo attivo e di spicco all'interno del mercato videoludico, avrà bisogno di rinnovarsi radicalmente. L'idea è quella di tenere alto l'interesse del pubblico legandolo al nome di Switch tramite l'introduzione di nuovi brand da affiancare alle IP storiche del calibro di Mario e Zelda. Un cambio di rotta significativo se si pensa che le nuove IP proposte negli ultimi 20 anni sono veramente poche e non sempre hanno ottenuto i risultati sperati. Se Pikmin si è ritagliata un posto nel cuore degli appassionati, ma non è mai diventata una IP di rilievo all'interno dell'offerta dell'azienda di Kyoto, ben più fallimentare è stato il tentativo di lanciare Switch nel competitivo online con la creazione di ARMS. Dall'altra parte però c'è Splatoon, forse una delle serie più importanti in assoluto per Nintendo e che sta venendo valorizzata a dovere. Significativo l'aver scelto di posizionare l'annuncio del terzo episodio in coda al Direct di febbraio. Inoltre Furukawa ha anche aggiunto che la compagnia pensa continuamente alle introduzioni di nuovi hardware, quasi in risposta alla valanga di rumor che circondano la tanto chiacchierata Switch Pro. Citandolo testualmente, il presidente ha dichiarato che continuamente creiamo dei concept per le nuove console che il mercato si aspetta, ma ci sono alcune cose che ancora non possiamo fare a causa della tecnologia e dei costi elevati. Un'affermazione molto interessante perché se da una parte conferma la continua progettazione di nuovi hardware, risposta ben differente rispetto a quelle date fino a pochi mesi fa, dall'altra suggerisce un approccio molto più cauto e ragionato rispetto a quanto visto nelle ultime generazioni. Wii U in fondo era proprio figlia di un approccio poco ragionato, un'idea irrealizzabile con la tecnologia dell'epoca, un errore che costò gravissimo a Nintendo. Così come la Switch, per quanto ben più concreta come proposta, presenta dei problemi strutturali come il drift, dettati probabilmente dalla troppa fretta di voler uscire sul mercato. Insomma, Nintendo sembra concentrata per affrontare nel migliore dei modi i prossimi anni, tra nuove IP per espandere il suo catalogo e idee per continuare ad innovare il mercato delle console. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?
E a proposito di Sony, è chiaro come anche questa compagnia stia cambiando di netto le strategie per quanto riguarda gli studi interni e lo sviluppo delle esclusive. Dopo il riassestamento dello storico Japan Studio e le dichiarazioni che vorrebbero la compagnia giapponese sempre più concentrata sulla produzione di titoli AAA, arrivano nuove speculazioni che la vedrebbero interessata al mercato degli smartphone. Da quanto riportato su un annuncio di lavoro, PlayStation Studios sarebbe intenzionata ad assumere un professionista da mettere a capo della divisione mobile da inserire all'interno dell'organico di una delle sedi californiane. La descrizione dell'annuncio recita: come capo del mobile, proporrai e svilupperai la strategia per i giochi mobile dei PlayStation Studios e aiuterai a costruire le fondamenta per future opportunità di crescita. E ancora, sarai a capo di tutti gli aspetti dell'espansione del nostro sviluppo delle console PC ai mobile e live service, con un'attenzione particolare nell'adattare con successo i franchise più popolari di PlayStation per il mercato mobile. E infine, sarai direttamente responsabile nella creazione e formazione di un team di capi mobile e ricoprirai il ruolo di direttore di questa nuova unità commerciale interna ai PlayStation Studios. L'annuncio, insomma, lascia poco all'immaginazione. Sony sembra intenzionata a tradurre le sue grandi produzioni per il mercato degli smartphone e nei prossimi anni potremo vedere IP di tutto rispetto come Uncharted, God of War e Gran Turismo approdare su iOS e Android. Il mercato dei cellulari è florido e in continua espansione ed è logico che anche Sony provi ad entrare a gamba tesa in questo settore ancora inesplorato, un po' come fece qualche anno fa Nintendo con esperimenti come Pokémon Go, Super Mario Run e Mario Kart Tour. Se si unisce questa notizia al report di Bloomberg, che vorrebbe Sony sempre più concentrata sul finanziare grandi team come Naughty Dog a discapito degli studi di nicchia, un'ottica che porterebbe a favorire la produzione di blockbuster AAA piuttosto che titoli rischiosi, il quadro che si va a delineare è sicuramente un approccio più conservativo rispetto al passato. Su PlayStation 5 potremmo vedere sempre meno esperimenti del calibro di Days Gone, Gravity Rush o i lavori del Team ICO in favore di nomi come Horizon, Uncharted e God of War, pronti a colonizzare anche settori alternativi come quello mobile con spin-off e rivisitazioni in salsa free-to-play. Voi cosa ne pensate? Sony sta rischiando con questa strategia? E questo poracci era tutto per oggi. Rubo spazio al sondaggione per darvi l'annuncio di cui vi ho parlato in apertura. Dal 19 aprile al 3 maggio sarò estremamente impegnato con il lavoro e purtroppo dovrò diminuire il ritmo della produzione video per queste due settimane. Non disperate però, perché avendo un po' di anticipo mi sto organizzando al meglio per non lasciare eccessivamente scoperto il canale. Vi avverto da subito però che in questo periodo pubblicherò di meno e in generale mi sarà molto più difficile rimanere sul pezzo con le notizie. E ovviamente se ci sarà un Nintendo Direct in orario lavorativo, purtroppo non lo potremo seguire insieme. Quindi ti prego Nintendo, fai la brava. Comunque questo weekend vi darò la programmazione accurata delle prossime settimane e spero di riuscire a intrattenervi e informarvi nel migliore dei modi possibili, anche se con qualche difficoltà in più. Intanto vi ringrazio in anticipo per la comprensione e per essere arrivati fino a qui in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Shuntaro, Michele Furukawa, ciao! Fermi tutti! Sopporo!